Vaga il braccio più tamarro dell'Indonesia. Ragazzi, non siamo ancora riusciti a pagare le bollette. La luce è spenta proprio per questo motivo. Siamo qui perché abbiamo raggiunto i 50.000 like. Quindi grazie ragazzi per il sostegno, per la fiducia. Ma secondo te la gente non si accorge che siamo vestiti uguali? Ragazzi, la maggior parte dei video, ve lo diciamo sinceramente senza peli sulla lingua, li registriamo nello stesso giorno, anche se in quello precedente abbiamo chiesto i like. Sperando ci fidiamo talmente esatto, di voi. Ci fidiamo di voi nella vostra caparbietà. Esatto. E quindi diciamo, vabbè dai, i like li raggiungeremo, quindi facciamo direttamente il secondo video. Però se non dovessimo raggiungere i like, il video non esce. Esatto, il video non esce. Quindi se questo video non raggiunge, siamo vestiti uguali e soprattutto l'ascella mia è ancora più pezzata per questo. Proprio per questo, non è che Dada pezza tutti i giorni, è lo stesso giorno ragazzi, non vi preoccupate. Quindi siamo qui, l'avrete capito sicuramente per cosa, per reagire agli altri 10 collegiali che effettivamente sono stati selezionati per far parte di questa stagione del collegio 7. La scorsa volta qualcuno di loro ci ha veramente colpito sinceramente, persone simpatiche comunque alla mano così. Vediamo questa volta se rimarremo colpiti nello stesso modo. Pronostico? Io ho due preferiti, vediamo se in quest'altro blocco di 10 ce ne saranno altri o magari sorpassano gli altri due. Ok, va bene. Buona visione a noi Daniel, buona esplorazione e ovviamente ragazzi buona visione a voi da casa che starete pranzando, cenando dopo scuola facendo feste in discoteca, sarete in qualsiasi luogo sempre con noi. Buona visione. Zelda Nobili, te ricordi lei? Non ho mai sentito nessuno col nome Zelda. No, io non conosco nessuno col nome Zelda. Però lei te la ricordi? Sì. Era quella che parlava con l'air motion un po' secchiona, ti ricordi? L'hanno presa. Sono Zelda, ho 15 anni, so di essere strana, ma chi se ne frega. Mi ha messo anche la canzone. La canzone. Come il cartone, come il film, come che il film? Gioco. Tutto è nominato. Il gioco Zelda Z, lì Zelda conosci? No. Penso che i genitori fossero stati appassionati del gioco. Ma stai zitto, due genitori appassionati del gioco che amo la fine così. Che nome è Zelda? Zelda, un nome come Daniel. No, nel senso che io non l'ho mai sentito. The Legend of Zelda? Ma è la canzone del gioco, quella sei sicuro di non dire puttanate? No, sembra però, è tipo... Ah, okay. Io mi taglio sempre i capelli da sola. Non mi interessa se siano perfetti così, mi piace un po' il caos. Ma sì, ma fai come cazzo ti pare, i parrucchieri infatti... però personalità così. Sì, ho capito, però cioè, i parrucchieri servono a qualcosa. Ash, brava Zelda. Non davo mai soldi alle lobby dei parrucchieri. Alle hobby dei lobby. Non darò mai soldi alle lobby dei parrucchieri, esagerata, mamma mia. Porto l'ottusità. L'ottusità. E tendo a provare molto disgusto per certe cose. Perché gli ha messo questa canzone terrificante? Neanche le canzoni di noi in esplorazione sono così tetre. Queste qui sono le canzoni tipo delle guerre del Signore degli Anelli. È vero, sembrano quelle cose lì. Il disgusto è una delle mie emozioni principali. Il disgusto è una delle sue emozioni principali, va bene. I Maneskin non li sopporto perché li trovo molto commerciali. Attenzione, dichiarazioni pesantissime. E cosa ascolta lei? Ascolterà... Rock sicuro. Rock sicuro, ma quello proprio di nicchia secondo me. Damiano De Maneskin è il più impostato di tutti sicuramente. La macchietta del gruppo. Più impostato? Ma perché li sta insultando di brutto, poverini? Zelda è intelligentissima ed è in grado di plasmare il mondo attorno a sé con la sua intelligenza e anche con un buon grado di fortuna. Adesso è in grado di plasmare il mondo. Ma di chi cazzo stiamo parlando, Daniel? Di Zelda, Piras. Zedda, credo. Il liquore sardo. Vedi che poi sei tu che mi dici. No, è sempre riferimento alla Sardegna. Sei tu il primo che fai riferimento alla Sardegna. Perché la tua terra natia. Mi sta venendo il torcicollo. Perché? Puoi girare la TV o devo stare così? Devi stare così, Daniel. Zelda è proprio particolare. Spesse volte ha difficoltà a rapportarsi con i suoi coetanei. Magari il collegio servirà per tagliare un po' le distanze tra lei e gli altri ragazzi e ragazze della sua età. Secondo me verrà distanziata ancora di più dagli altri. Secondo me non è che si adeguerà alla massa. Si vede che è una tipa comunque che è alternativa, diciamo, no? Cosa ne pensi tu? È particolare, eh? Sì. Molto particolare. Potrebbe creare dei disordini all'interno dell'ordine del collegio. Ho questa sensazione. Passiamo immediatamente al secondo. O alla seconda. Chi è? Alessandro Orlando. Anche questo somiglia un po' a quelli dell'altra volta. Uguale. Perché li hanno presi tutti identici? E nessun gemello hanno preso. È vero. No. C'erano figli gemelli. Dai, una coppia dovevano prenderla, cazzo. Le ragazze rosse. Le ragazze rosse, le ragazze no, di
di Napoli e i ragazzi albanesi di Novara. Erano albanesi. Che erano intelligentissimi. Sì, esatto, erano bravi, svegli comunque. Perché sta qua magari entrano dopo? Probabile che entrino dopo, perché comunque sapete che ci sono dei subentri però successivamente all'inizio delle puntate. Sono Alessandro, amo lo sport, non riesco mai a stare fermo, letteralmente. Io non me lo ricordo lui, zero. Però bella cosa che gioca a calcio. Io ho praticato calcio, nuoto, atletica leggera, faccio anche basket, mi piace molto la pallavolo, Formula 1. Tutto! Tutto, bravo! Tutto, non c'è uno sport che non... anche il curling! Letteralmente, nemmeno in classe mia sto fermo, infatti credo che ho fatto molti danni ai miei compagni e ai miei professori. Tu tira le punizioni in aula. Che le stucci. Le trivele! In onore tuo e di Quaresima, ovviamente. I professori ci chiamano spesso, diciamo così. Ci dicono che dobbiamo parlare perché... È lo stesso padre della volta scorsa. I padri, ragazzi, sono gli stessi per tutti, eh. Non avevano budget per chiamare tutti quanti. C'è qualcosa che Alessandro non ha fatto per bene, anche se a 17 anni bisogna ancora stargli dietro. Speriamo che Alessandro a Correggio comprenda che le regole vanno rispettate. Secondo me comunque lui è un bravo ragazzo. Sì, dai. Farà quel minimo di casino, ma fa parte dell'età, dai. Stanno esagerando quei genitori per niente. Vabbè, non sono i suoi genitori questi, d'altronde. No, è vero. Si chiude qui anche questa backstories e proseguiamo. Creiamo le nostre backstories, Dadda. Fatte così, però. Ciao, sono Daniel, mi piace pomparmi e farmi di steroidi. Sì. E poi parte la musica di Michael Jackson. Io che ballo dietro. Facciamolo. A 100.000 like usciranno le backstories mie e di Dadda. Andiamo avanti. Mattia Patanet, lo ricordi lui, Dadda? Il nome, sì. Lui, quello là che sapeva. Cioè, che aveva un fare un po' così, un po' goffo. Fammi vedere. Sono Mattia, faccio il food blogger, sono bravo a scuola, sono simpatico. Dove l'ho trovato un altro così? Sì, non ricordo. Ma come il food blogger? L'altra volta non. Non l'aveva detto. Fa il food blogger, attenzione! I nuovi mestieri questi, della nostra generazione. Io sono il food blogger. Semplicemente mi metto a fare recensioni di locali, provo posti, provo cibi nuovi, che è una cosa che mi piace fare tantissimo. Come noi, Dadda! Sì, eh. Alla fine, come, cioè, non ci reputiamo dei food blogger, però proviamo diversi ristoranti, diversi cibi. Bello, ci sta. Andiamo a mangiare sushi, hamburger, panini, pizze. Così come vedi? A Roma. Pinze Roma. Le pinze Roma. Porta anche il padre, quindi condivide questa sua passione. Bravo, siamo io e te praticamente. Sì, porta il padre perché deve pagare. Ah, dici? Penso lavori. Magari da questa cosa riesce a percepire un po'. Spero, per lui. Esatto, con le visualizzazioni intendo. Su Instagram, esatto, con i placement. Io sono differente a prescindere dalle persone, non è che sono i miei coetanei il problema. Semplicemente so di essere migliore del resto della media delle persone. Anche lui umile. Ma ragazzi, l'umiltà, sapete cosa sia? Un po' più di umiltà non guasterebbe, eh? Per lui siamo tutti ignoranti. Meno male che se ne è accorta la madre. La madre se ne è accorta, per fortuna non siamo stati gli unici. Ho paura che al collegio aumenterà il suo ego. Vabbè, dai, secondo me, in generale, è meglio essere sicuri di se stessi anche un po' troppo rispetto a che essere insicuri, no? Sì. Chissà chi la diceva questa? Ibrahimovic. Andiamo avanti con Gabriele Rennis, che c'ha un taglio di capelli tipico della Dark Polo Gang. Mi chiamo Gabriel, ho 16 anni e sto il meglio di Ostia. Ostia, è proprio di Ostia, te lo ricordi lui? Sì. Diciamo che gli ho tramandato questa cosa. Ma lasciate in eredità. È uguale al padre. Che giovane, che padre. È il padre giovanissimo, cazzo. Io faccio calcio a livello agonistico, tengo molto all'aspetto fisico e lo curo molto. Oh! Bravo. Bravissimo. Tra l'altro, cioè, vedo già una buona struttura. Sì, per aver 16 anni. Muscolare comunque, 15, complimenti lui, non lo so, 15, 16. Più o meno quell'età lì. Le ragazze che mi vengono dietro sono tante. Sembra l'inizio di un video neomelodico, Daniel, te lo dico. Diciamo che mi piace frequentarmi con quelle più grandi. Ne ho dietro un bel po', me ne vengono dietro un bel po'. Solo che io sono il classico tipo. Che video è? Ma che cazzo, ma che video, ma che scena è? Che cos'è? Che lui che è con tutte le tipe? Sì, con pensavo tutte. Pensavo fosse la fidanzata la prima. No, basta. Invece era la prima delle 18 che ci sono lì. Lui è Latin Lover. È Latin Lover, e loro. A loro va bene così a questo punto. Sono anche più grandi di lui. A cui piace fare se desidera. Cioè, se vuoi, io non so qua, se no, peggio per loro. Un po' di umiltà anche lui, comunque. Vabbè.
Vabbè. Sicurezza. Sicurezza, è vero. E io faccio il linguistico a Ostia, però con lo studio zero proprio. C'ho mia madre che è prof e vicepreside, quindi se non studia a casa vola nei forchi, i piatti. Lui non sa un cazzo di scuola. Mia madre sta col vicepreside. No, è prof e vicepreside. Ah. E sta col vicepreside. Perché non poteva essere. Per me lo studio è importantissimo, è alla base di ogni cosa. Si deve impegnare e deve dare il massimo. A lui non frega proprio un cazzo invece. Io spero che dal collegio Gabriel intanto impari a rispettare le regole e poi deve dimostrarmi che anche senza di me riesce a studiare. Sì. Però dai, un bravo ragazzo, si vede comunque, non è un... Non deve fare conquiste là. Sì, esatto, non è un criminale ragazzi, si vede che non è un criminale. Passiamo immediatamente a quello successivo, ovvero Samuel Rosica. 14 anni da Bari. Mi chiamo Samuel, ho 14 anni e sono un po' matto. A me piace fare il macello. Impennando in bici con la BMX. Neanche Brumotti. La scuola è un momento per divertirsi. Per me. Ho preso 56 note di classe. 56 note. Un individuo molto tranquillo, vedremo. E ci lancio le sedie. Faccio dei versi animaleschi. Dei versi animaleschi. Ma scusa, ma a me vedendolo così non sembrava un casinista. Invece è un disastro. L'arrampico agli alberi. Infatti, ho preso appunto una nota per questo fatto. Perché il professore stava spiegando agli altri cosa fare con le piante. Io e un amico mio ci arrampichiamo agli alberi per prendere i fichi che stavano sopra. E ho avuto la nota. Solo in Puglia possono succedere queste cose. Perché io non ho mai fatto lezioni con le piante. Tu? Fichi sopra. Tu? Quando mai fai lezioni con le piante a scuola? Dipende, magari. Botanica fa? No, la. Agricolo? Ah, l'agrario. L'agrario. Agricolo, porco Dio. Mi allontanerò. Film away through the darkness. Samuel è come l'acqua del mare, sempre in movimento, c'è da impazzire. Fa girare la testa. Fa il contrario di quello che dici. Tu dici che andiamo a sinistra e lui va a destra. È una rovina più che altro. Oh, uguale al padre. Non mostrare troppo il petto che si spaventano le persone da casa. Ragazzi, salutiamo il nostro amico pugliese e andiamo avanti. Abbiamo una ragazza, Priscilla Savoldelli. Vabbè, lei te la ricordi, quella che sapeva tutto. Schiaccia, non vedo fin là, cioè sui fari negli occhi. Comunque hai problemi di memoria. Fatelo dire. Un mese fa abbiamo visto. Ma che un mese fa? Un giorno fa. Sono Priscilla, ho 15 anni e sono una tipa un po' vecchio stampo. Sembrerebbe esteticamente che sia vecchio stampo comunque. Cioè nel modo di vestirsi, dico. Tu sempre che giudichi un libro. Eh no, vecchio stampo intende caratterialmente, penso. Mi piacciono le cose vecchie come collezione francobolli, monete, motori vecchi. Infatti ho il ciao. Grande col ciao, porco Diaz. A volte lo stile di Priscilla, insomma, non è che mi soddisfa del tutto. Ma cosa vuol dire? Non deve mica piacere a te poi, scusami. Sarà libero di avere lo stile che vuoi. Io so di essere una tipo un po' particolare. Suono la batteria, gioco a basket, tante cose. Nascerà una relazione con Tommaso e faranno una band incredibile. Bellissimo. Bellissimo, grandi! Il collegio per Priscilla penso possa essere una bella esperienza. Perché non ci facciamo i capelli come sua madre? Perché? Che tu ce l'hai di quel colore. Mi sto immaginando te con quei capelli. Sì. Saresti incredibile, Daniel. Io so come la lascio e non so come la troverò tra un mese. Ma va, signora, stia tranquilla. Si vede, è una brava ragazza, sì. Dai. Io non avrei timore a lasciare mia figlia, se fosse così, al collegio. Andiamo avanti immediatamente. Giada Scognamillo. Attenzione. Sono Giada, ho 17 anni e se vi sembro una principessa non avete capito niente. Un cazzo. Non so quanti soldi abbiano pagato la SIAE ai Maneskin per... Hanno messo tutte le loro canzoni, sì. Veramente. Sì. Guarda come fa serata ogni sera, sbronza in giro per non so dove. Come sei, alla sua età. Tu alla tua età, che non ci conoscevamo ancora. Per fortuna. Con i miei genitori è un po' un rapporto tira e molla. Poi con mio padre non ci parlavo da tipo 6 o 7 mesi. Come 6 o 7 mesi che non parlavo col padre? Il rapporto tra me e Giada potremmo descriverlo così. Fino al... No, ma i padri sono tutti uguali, dadda. Anche questo è simile, eh? Sì, diverso lui. Sì, però... Io e mio padre abbiamo litigato a dicembre e poi mi ha cacciata di casa. Addirittura! Cioè, io ho litigato pesantemente con mio padre, ma mai cacciato di casa. Sparati, la malattia. Ah, dici in quel senso? Probabile. Io l'ho fatto proprio per cercare di dargli uno scrollone, un input a lei diverso, invece ci siamo un pochino distaccati. Tu riusciresti mai a cacciare di casa tua figlia? E fuori? Io mai. Mi sentirei
in colpa dopo 5 minuti, cazzo. Giada, in questo periodo è un po' un cavallo imbizzarrito, avrei proprio bisogno di un po' di collegio. Assolutamente, amore. Quindi ha un rapporto molto più vicino con la madre, quindi. Sì. Mi auguro che riescano dove io ho fallito, perché io non ho questo polso di cui secondo me lei ha bisogno. Bene, bene, vedremo che cazzo succederà all'interno del collegio. Mancano gli ultimi tre, Daniel. Concentrati, allacciati le cinture di sicurezza, per favore, anche se non esiste cinture di sicurezza che riescono ad abbracciarti completamente. Infatti non mette mai la cintura lui, è proprio per questo motivo. Sì, andiamo avanti con Damiano Severoni dei Maneskin. Lui è quello che ti dicevo che somigliava a quello di Cesaroni. Bravo, lui, esatto. Giusto. Lui te lo sei ricordato. Mi chiamo Damiano, detto Sancho. Ho moltissime fan, ma la numero uno è sicuramente Nonna Rita. Perché Sancho? Perché il soprannome è Sancho? Nonna Rita è, diciamo, la mia seconda mamma. Penso che non ci sia una persona alla quale voglio più bene di Nonna Rita. È veramente il mio amore segreto. Ma cos'era in discoteca con la nonna là che faceva festa? Io sono cresciuto senza un papà, solamente con mamma e i sacrifici di mamma. Mamma penso sia la donna più forte che abbia mai conosciuto. Un applauso qui, Daniele. Passavano le vettine che abitano nel mio palazzo, nei palazzi intorno, e lui era sempre pronto: porto io le buste? Porto io le buste? Si vede che è un bravo ragazzo, proprio sì. Di faccia si vede. Lui è un vulcano in eruzione, ne pensa 2000 e ne fa 3000 di cose che non deve fare. Ma cosa vuoi che faccia uno così, dai? In che senso? Cioè, nel senso, non combinerà mai qualcosa di così grave da rompergli i coglioni. Ah, perché bravo. Sì, dai, si vede che è bravo. Cioè, si capisce chi è veramente fa casino e chi fa le stronzatine da adolescente, capito? Mamma sul telefono mi ci ha salvato tsunami. Secondo me lui Dada diventerà il sex symbol del collegio. Cioè, questo sì. Sorriso proprio da fiction italiana. Da Cesaroni. Da Cesaroni, esatto. Ma non fermiamoci qui, Daniele, e proseguiamo imperterriti con Luna Tota. Sono la principessa di casa, infatti io ho una coroncina e me la metto ogni tanto, anche quando vengono le mie amiche, soprattutto quando vado a ballare, sempre. Anche qui un po' di umiltà. Neanche lei me la ricordo. Non farebbe male, ragazzi. Ti pare che vai a ballare con la coroncina perché ti ritieni una principessa? Ma dai. Sono la stella delle discoteche. Sono Luna, ho 15 anni e voglio essere la prima donna a pilotare le frecce di colori. Bello. Che cazzo di ambizione è? Incredibile. Bello. Cioè, dalla parlare di discoteca a pilotare le frecce tricolori. Io frequento l'istituto aeronautico di Roma, ho finito il primo anno. Dovrò pilotare o aerei di caccia, militari, comunque sempre nell'ambito aeronautico. Minchia! Cioè, infatti, cioè, giustamente, l'istruzione doveva essere per forza correlata con sì, il suo sogno. Sì. Cioè, la mia macchinetta si chiama Tiffany. C'ha le macchine del cinquantino, mamma mia. Io avevo dei miei amici che le avevano modificate in maniera tamarra. Quando ero io piccolo. Non esistevano. Ma tu hai vissuto nel 1940, Dadda. C'avevo scooter. E basta. Abbiamo comprato sta macchinetta con tanti sacrifici. Ti piace? Bellissimo. 4 giorni dopo... Non ci credo! 4 giorni dopo l'ha distrutta! Però si è ripresa subito, non ha subito dei traumi eccessivi. Ma chi? Lei o la macchina? Lei. Ma la macchina funziona? E l'avrà aggiustata. Luna è molto invidiata, soprattutto delle ragazze. Senza motivo. Senza motivo. Sono proprio di un altro livello, più superiore. Sì. E mi metto a pareggio di sciacquette. Vabbè, Dada, ma che cazzo stiamo guardando? Cioè, prima fa senza motivo, poi quando dice sono nettamente superiore il padre fa sì. Sì. Ma allora che cazzo stai dicendo? E lei non mi metto a competizione con quelle sciacquette. Attenzione, Daniel, siamo addirittura d'arrivo. Abbiamo l'ultima, è una ragazza, si chiama Giulia Vnekovic. Sono Giulia, ho 14 anni e nella vita voglio fare qualcosa di grande, sempre però con un tocco di magia. È una maga, attenzione, la prima volta, una maga. Neanche David Copperfield. Mi piace tanto la magia perché secondo me è stupendo poter vedere negli occhi di uno spettatore la sorpresa, cioè dire come hai fatto. Comunque è bello che abbiano chiamato anche una persona che sappia fare queste cose, no? Sì. Cazzo. Io parlo il russo, il polacco e l'italiano. Il russo, il polacco, l'italiano. Come te, incredibile. Ceschi e San Giulia. Privatmi con Giulia. Ripeti? Ceschi, San Giulia. Tu sei un ceschi. La Giulia è un raggio di sole che ti illumina la stanza. Alcune persone quando arrivano hanno un impatto talmente bello sulla tua vita che non riesci neanche a ricordartelo come era la vita prima senza di lei. Il padre è polacco. Ma cos'è che ha detto? Non ho capito. E la mamma è russa. Cosa ha detto di lei? Che quando la conosci hai un impatto talmente grande.
Madonna, i miei genitori non mi hanno mai descritto così, mai. Io la vedo bene al collegio. Credo che vivere la vita dei nonni le può fare molto aiutare di capire anche noi. Vabbè, signora, voi siete un po' più giovani, cazzo. Cioè, vivranno nel 58. Dici che quanti anni abbiano? Siano nati più o meno in quella vita. Erano 45. Appunto, quindi neanche proprio dei nonni, neanche di loro, dico. Vabbè, ragazzi, termina qui anche l'ultima backstories dei nostri collegiali. Sinceramente mi sono piaciuti più quelli dell'altra volta. I miei preferiti sono Harry, che sarebbe Marta. Esatto. E Apo? No, io ne ho, sì, anche Apo, okay. Però io Marta e Tommaso. E Tommaso, assolutamente. Rimango con quelli. Simpatici, sì, anche top 3. Sì, top 3 quelli. Simpatici anche questi, ovviamente, non c'è neanche che ci scoppa qualcuno, ovvio. Però non so, mi hanno colpito maggiormente gli altri. Magari ci ricrediamo. Esatto, magari cambieremo idea nel corso delle puntate vere e proprie. Daniel, grazie di cuore per avermi accompagnato in questa avventura collegiale. Ragazzi, grazie a voi per aver visto il video fino a qui, e noi come sempre ovviamente ci vediamo con altrettanti contenuti. Ciao ragazzi.